Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gelloz, nuovo episodio della nostra partita in Total War Warhammer 3 Imperi Immortali con Miao e il suo fratello. I Brave, il suo fratello Dragone. Molto bene, allora l'episodio di oggi sarà un po' particolare, quindi vi chiedo anche di supportarlo con qualche mi piace in più e soprattutto farmi sapere se vi è piaciuto. Lo sto registrando in live, ma è una live che poi resterà privata, ma la cosa importante è che mi avete chiesto di fare questo esperimento, quindi ho deciso di provarci. Monterò l'episodio, quindi adesso andrò avanti qualche turno e vi farò vedere solo i momenti salienti. Diciamo che è anche un esperimento per la serie futura che faremo con i Nani del Caos e magari se viene bene tratterò così sempre i Total War. Ecco, non è detto che faccia sempre, diciamo, la registrazione in live, che resterà privata solo per gli abbonati, sin da subito. O se invece la registrerò da solo. Comunque, ecco, nell'episodio di oggi andiamo avanti saltando alcune parti, quindi sarà un episodio montato. Sicuramente mi costerà tanto tempo perché adesso vedrò quanto verrà fuori, lo saprete prima voi di me. Circa mezz'oretta, spero, tra mezz'ora e 40 minuti, quello è il target, ma registrerò sicuramente molte più ore e ci sarà altrettanto tempo per montare il video e tagliare le parti. Quindi iniziamo subito. Allora, io non gioco da un po' di giorni, come dicevo già ai ragazzi in chat, questa serie secondo me può considerarsi verso la fine. Non aspetterò sicuramente che arrivi la crisi di fine gioco perché siamo al turno 77 e conto di terminarla molto prima. Infatti, per quanto riguarda gli obiettivi della campagna, ci mancano solo 3 insediamenti e uccidere gli araldi della tempesta. Allora, per fare ciò, sicuramente andremo a conquistare questi due insediamenti cercando di eliminare Nargol. Quindi lo eliminiamo da quest'isola. Poi qua mi si liberano un bel po' di truppe che cercherò di far tornare su attraverso il Katai, questo è il piano perlomeno, e andremo a invadere le desolazioni del caos. Attenzione che fra un turno arriva la minaccia massima al bastione, quindi ci dovremo difendere. E nel frattempo qua ho degli eserciti, io o facciamo pace con Gringor o semplicemente lo superiamo, cioè eliminiamo ogni territorio di Gringor e cerchiamo di arrivare rapidamente qui così attraverso di lui. Quindi credo che ci saranno ancora un paio di episodi montati per arrivare a questo discorso qua. Quindi bando alle ciance e vediamo un po' come iniziare a muoverci. Ok, primo cambio turno, Kisvel ci ha proposto un patto di non aggressione, ha accettato, nessuno sconvolgimento particolare, qua hanno reclamato la cosa. Allora, qua ci saranno un bel po' di truppe, eh. Vai lì dentro, 15.000 guadagniamo. Due turni, un turno, reclutiamo qualcosa da un turno giusto per averla in più. Io farei nel globale perché questi fanno cacà. Vediamo con una spada semplice. E va bene. Da questa parte posso provare ad attaccare queste e tornare dentro, secondo me. Che già non sono granché. Allora, provaci. Vittoria di misura. Perfetto, un esercito l'abbiamo eliminato, reintegro e dovresti riuscire a rientrare. Qua siamo con questa città in mezzo che per ora è loro, cioè è nostra comunque, non questo esercito è a posto, quindi abbiamo eliminato un esercito senza grossi problemi. Quello arriva fino lì, qua la situazione è positiva. Ok, andiamo giù dall'altra parte. Cerchiamo di sistemare il discorso Nargol. Ah, tu hai bisogno di recuperare ancora. Sì, entriamo qua. Entra qui dentro. Così recuperi, ma difendiamo la città. Metti sotto assedio questa. No, non ci posso credere, non ci arrivi? Allora facciamo così. Mettila sotto assedio. Perfetto. Questo lo spostiamo
qui in marcia forzata, così abbiamo i rinforzi. E qualsiasi cosa faccia questo, abbiamo tre eserciti, quindi è anche abbastanza overkill la cosa. Andiamo via mare perché ci si muove molto più rapidamente. Forse questa è una delle poche cose storiche che esistono. Attenzione, ragazzi! E finalmente il nostro alleato fa qualcosa. Guardatelo qua in tutta la sua possenza. Magari ce la fa, eh. Va bene, allora, te hai bisogno di recuperare un cicinino. Vai fin qui. Anche te hai bisogno di recuperare. Ma perché non puoi recuperare? Cos'è che c'hai che ti impedisce di fare questa cosa? Perché lei recupera. Worships me, the celestial blacksmith. My domain. Almeno lui recupera lì. Avviciniamoci qua così te poi riesci a arrivare là. Qui così vediamo di creare un nuovo esercito e poi questo lo possiamo anche eliminare, secondo me. Allora, sì, teniamolo lui. Gli dai l'astromante. Perfetto, questo esercito mandiamolo giù. Ho altri eserciti in zona? No, sono qua ne ho 4 e qui ne ho 3. Perfetto. Questa qua la mandiamo verso casa di già, in questa zona qui. E quando inizia a essere qui, poi la faremo reclutare. Vabbè, dai, guadagniamo 16.000, eh. Bene, completiamo questo assedio. Abbiamo possibilità di attaccare immediatamente senza aspettare, quindi facciamolo. Eccoci qua, iniziamo l'assedio. Che figata sto posto, ragazzi. Questa deve essere una città particolare degli uomini lucertola. Che per carità, noi non siamo uomini lucertola, ma penso che siano più felici che venga occupato dal Gran Katai piuttosto che da quegli esseri immondi. Allora, visto che i miei rinforzi arrivano da questa parte e non ho voglia di micrare troppo, io quasi quasi attaccherei di qui. Anche se non ho molto spazio di manovra. Quindi le torri potrebbero attaccare molto rapidamente. Allora, secondo me questo è il posto migliore. Perché guardate, ci sono solo queste tre torri e la porta è libera. Quindi qua. E con questi due dovremmo riuscire a farli fuori. Non mi dice purtroppo il raggio d'azione delle torri. Temo che dovrò stare un po' più indietro, però ci sono gli alberi. Iniziamo la battaglia. Allora, come prima cosa tiriamo giù le torri, che purtroppo mi sa che sono in grado di colpirci. Eh sì. Ma io più lontano non potevo mettermi. Però mi sa che la prima torre l'abbiamo già eliminata. Perfetto. Proviamo con la seconda. Per ora siamo stati fortunati. Non ci ha distrutto nessuna unità. Vediamoci il fuoco della nostra artiglieria su questi esseri immondi. Ecco qua. Purtroppo gli alberi giocano contro di noi. Però appena facciamo fuori anche questa non abbiamo più problemi. Ora dovrebbe partire un ultimo volley. È incredibile come continuano a beccare gli alberi. Spostiamo questi di qua. Provaci. Tanto ci siamo spostati, non ce l'hanno fatta. Ultimo colpo lì. Forse potevo mettermi qua. Vabbè. L'importante è riuscire a tirare almeno un colpo. Perfetto. Torre distrutta. Ora concentratevi lì e aspettiamo che arrivino i rinforzi. Molto bene.
Loro non mi sembra abbiano sto gran tiro, eh. Hanno. No, hanno le zanzarone. Comunque sono bellissime queste unità. Cioè, sono bellissime perché fanno schifo. La situazione è un po' particolare, però ci siamo capiti. Allora. Mettiamo questi qui. Cercate di aprire la porta. Vedetevi qua. E cercate di sfondare la porta. Stanno arrivando i rinforzi. Molto bene. Furgoncino, vieni qui. Allora, attenzione che qua stanno arrivando loro, eh. Tu che sei volante, intercettali. Vediamo se vogliono venire a trovare proprio i nostri. Usciamo già per sicurezza. Sì. Ok, abbiamo annullato l'attacco. Fantastico. Cioè, riorganizziamo un attimo le truppe. Qua non dovremmo averne altri. Questo qua entra nel gruppo 2. Vabbè, sono i guerrieri ancestrali. In realtà potrei anche cercare di farli salire, tanto anche se muoiono. Molto bene. Tiratori su gru. Mettetevi tutti quanti qua. Poi c'ho tutto il gruppo dei generali generalissimi. Gruppo 9. Venite qui, tutti quanti. Ok, primo buchetto fatto. Tira giù anche lì. Accumuliamo il vento della magia per farli fuori. Pioggia di frecce del Katai. Guardate quanto sono belli. Una campagna con Nargol, ragazzi, non me la toglie nessuno. Però, se ho capito bene, faranno un DLC. Perché è una delle fazioni più curate a livello artistico, ma che non ha ancora delle meccaniche decenti. Quindi aspettiamo di vedere come si comportano. Ok, ha tirato giù pure lì. Mi stiamo facendo un po' di danni. Cerchiamo di abbattere anche la porta. Questi qua però che continuano a tirare dietro gli alberi sono proprio dei geni del male. Perfetto. Continuiamo a far lavorare i nostri archi. Sembra che qua abbiano creato delle barricate. O comunque, sì, ecco qua. Hanno creato delle barricate o delle trappole. Queste mi sembrano tanto delle trappole, eh. Barricata trappola. Ma ce ne siamo accorti in tempo. Allora, vediamo un po' come sta andando qua. Ho fatto andare avanti un pochino veloce e direi che la situazione è abbastanza positiva. Cioè, sostanzialmente non stiamo prendendo truppe, le abbiamo già dimezzati. Sfruttare la quantità di tiro del Katai è sempre una cosa positiva.
Potremmo quasi quasi andare sulle mura e cercare di sfruttare questa cosa. Avvicino le truppe e mando loro sulle mura. Così gli spariamo dall'alto. Tanto questo pezzo di muro sostanzialmente è nostro, non è più loro. È separato, non riescono ad avvicinarsi. Ok, dovrebbero iniziare a sparare. Pure loro. Guardate i nostri cinesini che sparano. Tac. Molto bene. Non dovrebbe esserci troppo fuoco amico, spero. Beh, questi qua però sono nostri, eh. Sì, ne abbiamo perso un paio. Questi sono un po' esposti, venite qui. Venite giù perché i nostri balestrieri fanno troppo danno. Ok, play. Guardate come l'abbiamo buttato giù. Questo un generale dovrebbe farci del male, ma. Venite giù, venite giù. Rallentalo. Petali per noi. Ok, dai, mandiamo dentro le nostre unità d'élite che faranno sicuramente abbastanza male. Qui, furgoncino, mettiti davanti. Possiamo mettere pure quelli. Penso che si arrenderanno fra poco, sono in 15. Dovrebbero essere tutti quanti qua. Allora, facciamo una bella roba. Ti allontani. Bombardiamoci da soli. Datti un attacco corpo a corpo più alto e falli fuori, visto che non se ne vogliono andare. Sono questi 15 qui. Siamo fuori questi, li abbiamo eliminati senza di fatto combattere. Adesso andatemi lì. Questi sono stati eliminati. Sono due. Sono dei bestioni giganti, eh. Victory! Perfetto, non siamo dovuti neanche andare avanti perché li abbiamo letteralmente sciolti. Termina battaglia, vittoria decisiva. Abbiamo subito danno sostanzialmente solo con le torri e questo è stato fuoco amico. Persi solo 96. Perfetto, saccheggio occupa sarebbe interessante. Guardate quanti soldi, caspita. Ok, li abbiamo potenziati tutti, abbiamo conquistato questo territorio. Qua c'è un bel po' di cose da costruire. È una zona un po' periferica, onestamente. Quindi io andrei sicuramente di struttura economica, poi per controbilanciare Yin Yang, visto che siamo in pace, facciamo questo, che mettiamo la crescita.
anche perché il territorio avrà bisogno. Considerando che è un po' fuori dalle balle, potremmo fare anche Ying Yang questi due. Costano, ma di fatto rendiamo Rocca Terrore un luogo perfetto. C'è questa un po' alta, ma vedete che scende di 24, cioè fra 2 turni non c'è assolutamente più. Quindi non sprecherei soldi per andare a costruire un edificio che è pronto fra 2 turni, e fra 2 turni non c'è più, non c'è più corruzione. Di conseguenza potremmo andare a fare la struttura dell'astromante e la struttura di questa per potenziarla. E poi direi che va bene così per il momento. Allora, altre strutture da potenziare. Qua potrebbe essere il caso di portare il porto a livello un po' più alto. Guardiamo un attimo com'è il discorso del tempio lì, che è completato, quindi abbiamo più 5 controllo in tutte le regioni. A questo punto, se andiamo a vedere le province, dovremmo avere che stiamo salendo di un botto dappertutto, cioè letteralmente ovunque. Quindi se ci mettiamo qua e facciamo controllo, questo è quello, è la previsione, sale letteralmente ovunque tranne che qua. Attuale è così. Quindi quello che farò adesso è andare in ogni singola provincia e cercare di potenziare la nostra tech, perché se arriviamo a 200% queste tech le facciamo in 2 turni e non più in 4. Ovviamente andiamo molto più veloci. E queste qua scendiamo a 3. Considerate che il costo base di queste è 6. Quindi, come abbiamo raggiunto questo numero con qualche dito, ma soprattutto qui, attenzione, ricordatevelo, nel riposo dello scimmio c'è questa struttura che non è indicata qua per evidentemente una dimenticanza grafica, ma che vi dà un più 10% ricerca. Non è per niente male le strutture erette. Allora, modifichiamo gli editti. Qua la crescita è a posto, quindi andiamo a fare direttamente questo. Perché andare sopra 200 serve un po' poco. Cioè, il punto è che queste qua di base costano 4. 4 turni. Quindi al 100% 4 turni. Se lo porto a 133 ci mettiamo 3 turni. Poi per portarlo a 2 turni, da 133 dobbiamo salire a 200, quindi c'è un diminishing return bello alto. E per arrivare a un turno devo portarla al 400%, quindi sopra il 200 non serve. Idem da questa parte, in realtà a 200% avremo 3 turni. Qua stavo reclutando, adesso non mi serve più. Potremmo fare entrate dalle tariffe del commercio. Allora andiamo così, facciamo ricerca, vediamo quanto siamo sopra il 200 e poi decidiamo. Qua ci sarà una rivolta questo turno, quindi chi se ne frega. Ok, allora ho girato un bel po' di editti e questo significa che dovremo avere un sacco di tech in più. Facciamo cambio turno e vediamo che cosa succede qua, perché penso che la porta del dragone, del drago, sarà obiettivo di un po' di attacchi. Allora, durante il cambio turno c'è stata la rivolta, vedete qua? Quindi ci sono delle rivolte, ma sono di truppe Katai. La cosa positiva è che loro si sono concentrati ad attaccare, quindi sprecano un turno. La crocevia del drago, quindi averla conquistata è stata una buona mossa. Ci ha fatto risparmiare un turno. O ci ha salvato un turno, ecco, diciamo così. Avrei potuto evidentemente finire di reclutare. Adesso loro stanno andando rapidamente dall'altra parte. Rivolta. Cedimento sotto assedio. Perfetto. Pronti a dovere, pronti a dovere. Perché quello lì è tornato pronto al dovere, quindi siamo gli altri. Allora, te ti metti qui dentro. Questi possono attaccare qui, sì. Ci mettono 98 turni a finire questo assedio. 98 turni. Ok, adesso lo eliminiamo. E poi qua sono rimasti solo in due. Molto bene. Iniziamo dalle cose semplici. Ah, allora, prima di tutto, qua siamo a 240%. Quindi ora queste tech ci mettono solo 2 turni. Caspita, se arrivassi a... E queste ce ne mettono solo 3, da 6 che doveva essere. 600 punti queste tech, ok? Per fare in modo che ci mettano 2 turni è molto semplice, devo arrivare a 300.
Quindi sarebbe davvero tanto. Allora, i nostri potenti strumenti matematici sono giunti alla conclusione che per arrivare ad avere questa tech in 2 turni dovrei avere 300. Però sarebbe un po' uno spreco qua perché avere il 300% comunque non mi farebbe ricercare questa in un turno. Quindi secondo me siamo in una posizione buona. Potrei anche andare a girare qualche dito di quelli che ho messo, soprattutto nelle regioni che mi fanno guadagnare di più. Quindi, per esempio qua, al posto che questo, potrei andare a mettere gli editti del commercio. Riprendiamo innanzitutto ad attaccare e direi di iniziare facendo fuori questi tizi, uno fuori questo. Totalmente eliminati senza perdere nessuno. Reintegro. Ucciso. Molto bene. Ora cerchiamo di capire questi. Possono attaccare ancora questa porta e questa porta. Questa qua sarà una battaglia un pochino più tosta perché sono effettivamente in due, ma dovremmo riuscire a recuperare. Secondo me non ci attaccano subito. Oltretutto questa porta è di livello 5, mentre questa è di livello 4. Quindi qua abbiamo le difese leggermente più piccole. Sapete cosa potremmo fare? Ci mettiamo qua. Lui non dovrebbe vedermi. In questo modo, teoricamente, è più attraente questa porta, che però in realtà è difesa da lui. Quindi lo facciamo andare da questa parte e non verrà di qua. Per quanto riguarda le forze del nemico, c'è solo queste. Poi il bastione può considerarsi protetto. Torniamo qua. Allora, loro si sono fatti sotto via mare con questa nave putrefatta. E il problema è che possono arrivare tranquillamente lì. Quindi, considerando che qua non c'è una grande guarnigione, secondo me possiamo andare avanti con un solo esercito. È un po' che non faccio diplomazia. Vediamo se c'è qualcuno che vuole fare qualche accordo là. Potremmo fare un'alleanza con Kisbel. Pagami. Perfetto. Si è comportato abbastanza bene Kisbel, eh? Oltretutto anche l'ortodossia non ha perso tante truppe. Tutto sommato buono, eh? Ci sono qua i fecondi, ma per il resto Impero e Kisbel hanno tenuto la desolazione del caos a bada. Allora, gli mandiamo lui qua. Anzi, andiamo qui. Allora, potreste ricevere un grande tesoro. Allora, questa è la classica mappa che c'era anche nel 2, se non mi ricordo male. Sostanzialmente c'è questa arena dove ci si mena di brutto. E noi sfrutteremo ovviamente le nostre unità d'assedio per fargli una bella festa. Benissimo, guardate che sono bellissimi comunque anche questi. Non so perché mi piacciono di più le forze del male. Guardate che belli questi. Come sta lui? Forse è il momento di fargli qualche spell. No, non sono ancora abbastanza lontani. Attenzione che qualche zombie cerca di fare il giro. Qua l'abbiamo colpito già abbastanza forte. Ci colpiamo. Anche qua fanno il giro con delle guardie abissali con le picche. Vediamo se becchiamo i tempi. Vediamo se siamo capaci. È un poco in anticipo, ma non è andata troppo male, eh. Eh sì, li abbiamo beccati per bene. Ok, iniziamo a fargli anche parecchio male. Questi li mettiamo qui. Ok, è morto. Questi si stanno sciogliendo perché non c'è più il loro generale. E quindi ci possiamo prendere il tesoro. Allora, vittoria decisiva. Ci siamo presi un tesoro. Facciamo più 19% reintegro, così andiamo a potenziare questi qua al massimo. Allora, queste due invece le tengo in posizione
Perché te in marcia forzata arriverai sicuramente qui ad aiutare se fosse necessario. Ma invece Don't con loro imagine. riesco innanzitutto a fare reintegro dell'unità e You will be non permetto a sacrificed questa to unità di andare da me. nessuna parte. Quindi molto molto bene. Bottino sommerso, carico perduto, crescita in tutte le province, entrata derivante da tutti gli edifici in tutta la fazione. Direi che non ci possiamo assolutamente lamentare di questa situazione. Vediamo un po' invece qua come vanno. Allora, gli Ogre hanno conquistato Piccosangue, molto bene. Ora, questa zona la vorrei dare tutta quanta a loro. Picco Ieti, stretto della... Queste zone qua le possiamo dare tutte quante a loro. Tanto noi siamo abbastanza vicini alla vittoria. Ce ne mancano due. Devo conquistarne uno, in realtà. Vabbè, basta conquistare due di queste. Basta conquistarli qua sopra. Possiamo anche non espanderci più. Cioè, ne manca uno qui e poi un altro insediamento. E secondo me, qua possiamo fare così. Perfetto. Ma se l'obiettivo è darla via, potrei fare anche saccheggio, ma hanno talmente pochi soldi. Facciamo occupa e basta. Perfetto. Dai, che Gringor ormai è finito. A 1, 2, beh, in realtà 4 insediamenti, ma arriveremo in zona. Quindi molto molto bene. Ah, ma ci sono dei guerrieri del caos qua. Attenzione. Attenzione. Dobbiamo far fuori questi, eh. Ah, guardate qua. Una burocrate di livello 15. Allora, facciamo così. Ok. Qui passiamo a questo. Alchemist Esci. of the House of Secrets. Ciao. Se ti faccio entrare in città puoi The reclutarmelo, Dragon Blooded. no? Ok. Quindi facciamo. Serve and honor your ancestors. To serve me is a privilege. I expect loyalty, Due di efficiency quello. and harmony. Poi, anzi no. Service is every Kalean's duty. I will not Ok. tolerate slops. Poi qua sopra facciamo che ci mette 4 turni. To serve me is a privilege. Ok. I expect loyalty, efficiency E and perché lì harmony. solo 3? Questa non serve. Quindi direi di no. Per ora ci fermiamo col reclutamento a quelle. Anche perché poi ci andranno dentro Child of the altre Night. due unità. Dai, per ora va bene così. Facciamo un altro cambio turno. E vediamo un po' come si comporta Kolek. Allora, ha funzionato l'agguato. Loro mi hanno attaccato qui, ma non sapevano che questa era un'imboscata. Quindi, We boom. are order. They Vittoria are rebels. decisiva. Abbiamo eliminato un altro They loro have esercito. vengeance on us all. Gli ogre mi attaccano, posso guadagnare del carico o aumentare questo. Aggiungi più 3 di livello. Wow, ragazzi, queste sono fortissime. Benedetto dalle lame. Ho fatto un achievement, benestante. Alleato inizia la costruzione dell'avamposto, complotto costellazione compiuto. Assediamento sotto assedio, ma adesso vi facciamo vedere noi come funziona. Molto bene, abbiamo finito anche la minaccia sul bastione, quindi aver messo questo esercito in imboscata è stato assolutamente fondamentale. Perfetto, siamo Yin Yang, come vi dicevo, grande bastione sotto minaccia ridotta, tecnologia più controllo in tutte le province, e pure in armonia, quindi dovremo avere sostanzialmente la freccettina verso l'alto in ogni luogo, ovunque. Perfetto. Nuova tech. Allora, in realtà adesso ci mettiamo molto poco a fare anche le tech precedenti, ma io cercherei di andare verso il mantenimento meno 5, quindi in 9 turni arriviamo a The quell'obiettivo Celestial lì, e Empire poi ever dopo ci andremo ad grows. estreggiare con l'armonia per sistemare il tutto. Allora, questi mettiamo la città sotto Sacred assedio, duty. vediamo se riusciamo in questo turno. Sì, facciamo anche l'attacco così li Dismantle them. circondiamo.
Poi loro sono arrivati qui. Dovremmo riuscire ad attaccarli in teoria. Non capisco se è ancora in mare. Sì, è ancora in mare. Quindi ci sarebbe una battaglia marina. Vediamo se riusciamo a eliminare Nargol oggi. Poi ci sei tu. E secondo me potrebbe essere un buon momento per attaccarti. Te vai in questa direzione. Perfetto. E tu scendi giù di qua in realtà. Molto bene. Allora, qua c'è Kolek che ci attacca. Fra 30 turni finirebbe il discorso. Questi purtroppo non sono messi benissimo, ma abbiamo questo esercito pronto a dargli una mano. Quindi direi che lo spostiamo qui così. Purtroppo in marcia forzata. E possiamo pensare di attaccare. Adesso, se attacco così, mi dà sconfitta onorevole. Allora, questo glielo diamo a lui, così fa pure danni di fuoco. Anzi no, questo già fa danni magici, li fa pure di fuoco. Magici di fuoco, un casino. Molto bene. No, per ora rifiuto l'attacco. Avvicinati per sicurezza, perché non ho visto se c'erano dentro anche loro. Io farei fuori questi qua. Facciamoci questa battaglia. Vittoria di misura. La volete, la guardiamo? Sì, io la farei. È una cosa terrificante. Lo possiamo tagliare in due dalla bocca pancia? Va bene, allora. Attaccheranno loro me, perché non mi sembra proprio abbiano artiglieria. Di conseguenza, cerchiamo di sfruttare la posizione. Poi voi due dietro, ma dovreste essere in grado di colpire quelli davanti. Beh, non tutti voi. Poi vedete che questi sparano dritto, quindi sparerebbero nelle schiene dei nostri arcieri. Non va assolutamente bene. Quindi facciamo come al solito, che li tengo davanti e li ritiro dopo. Oh, guardiamo la monorotaia del tizio com'è. Con delle baccone che tirano il tutto. Praticamente fa entrare i venti della magia qua. Molto bene, molto bene. Mi piace. E ha delle spelle in più. No, questa è queste qua. Allora, bombardamento e fulmine celeste. Dovremmo sfruttare bene le magie. Attacchiamo la progenie. Vediamo un po'. Si spostano verso nord. Ma avanzano con la cavalleria. Ok, noi cerchiamo di stare belli compatti, che abbiamo un bel vantaggio, Cavalieri delle lance del caos, questi qua, se si presentano qui davanti, vi facciamo subito la festa. Devo solo stare molto lesto a spostare questi qui dietro. Via. Guardate, questi qua già si sono sciolti. E questi qua, il loro destino non può essere che quello. Adesso, appena superano la collinetta, verranno sdrumati. Guardate che attaccano le nostre lance, ma non hanno possibilità. Ottimo, da questa parte non arriva ancora nessuno. Allora, aspettiamo, aspettiamo. For the Emperor!
Senyang's faithful. Perfetto. Order and balance. Celestial come su di loro. Defenders of Cafe. Questo ora lo dobbiamo ritirare. Per cercare di colpire lui. Vieni qua. Mettiamo l'armatura di questi. E qua secondo me è il momento di fare una bella cometa celeste, visto che sono effettivamente un botto. Voi ritiratevi qui. Sì. Facciamo gigante contro. Ok. Vento. Molto bene. Voi eliminate quello. Voi qui. Anche voi attaccate quello. Vai lì. Attaccali. Sto mettendo un po' a ferro per la spella. Potenzio questi. Devi dare un po' di vita. Disciplina. E secondo me puoi diventare un drago adesso. Questa perché non sei andata lì? Caspita, dai. Se no me la sfondano. Attaccare lui e attiviamo l'occhio del ciclone. Che dovremmo riuscire ad averla salvata. Benissimo. Vediamoci lo scontro tra questi due titani. Te qua fammi un'esplosione lì. No, poi l'ho sbagliato. Order and balance. Ok, perfetto. Tu cosa fai? Colpisci lui. Ok. Perfetto, eliminato. Torna normale. E curiamo chi ha bisogno di qualche cura. Molto bene. Allora. Ok, vittoria decisiva, molto bene. Qua facciamo sempre recupero perché siamo, diciamo, in un territorio mezzo ostile, quindi molto bene. Potenziamo la nostra divina. Boom. Perfetto. Allora, qui li abbiamo eliminati. Facciamo questo attacco. Qua mi dà vittoria decisiva, ragazzi. Non la combatto. No, perché non è successo? Non la combatto perché tanto non perdiamo nessuno. E non ha senso rifare un'altra volta un assedio. Perfetto. Ci siamo presi anche questa città. Quindi Nargola solo qui. Vediamo invece se riusciamo a eliminarli attaccandoli qua così. Vittoria di misura. Abbiamo quasi perso questa unità, ma non è così importante. Reintegro. Abbiamo eliminato Nargol. Molto bene. Boom.
Quindi, cari amici, adesso qui così dovremmo avere sicuramente qualche problema di corruzione, ma abbiamo debellato il male dal mondo. Non c'è più corruzione su tutta l'isola, Tugendhat praticamente. Lord reporting. C'è una pestilenza, ma che durerà ancora 3 turni. Ma di fatto la corruzione è zero, anche se andiamo a vedere quella di Nargol stessa, che è questa. È meno 27 quando le altre è meno 29. Quindi direi proprio che non ci si può lamentare. Allora, andiamo a potenziare. Qua così, questa struttura introiti più 400, produzione di gemme, denti di drago marino, puntile, crescita più 40. Ah, sarebbe al posto del... Quindi qua al posto del porto c'è questo porto qua speciale. Ok, così ha più senso. Mi piace, mi piace. Allora, potenziamo quello perché ce lo siamo meritati. Molto bene. Rimane solo questa battaglia da fare in questo turno pieno di battaglie. Però direi che per questo episodio ci possiamo salutare qua. Spero che vi sia piaciuto, anche con tutti i montaggi che ho fatto. È un'ora e mezza di registrazione. Voi l'avete visto sicuramente più piccolo, quindi vi chiedo di darmi dei consigli se vi è piaciuto l'episodio montato, di supportare tutto questo lavoro che ho fatto perché me l'avete chiesto voi, ma secondo me viene fuori qualcosa di interessante con un bel mi piace. Iscrivetevi se volete, abbonatevi per supportare altri progetti come questo che comunque richiedono parecchio tempo e ovviamente non posso investire in altro modo, ma se vedo che c'è un certo riscontro magari possiamo portare avanti le cose in questa maniera. Quindi ci vediamo sotto nei commenti e vi ringrazio. GG a tutti.